Buonasera a tutti, benvenuti alla Cascina Vittorie, ci siamo ritrovati due giorni fa. Questa sera siamo qui per un appuntamento che è molto particolare, ma che è da 3 anni che all'interno del Festival dei Filosofi Lungo l'Olio si è voluto dedicare una serata particolare sul tema della legalità e la lotta alle mafie. Abbiamo avuto la presenza di Giancarlo Caselli, il procuratore Giancarlo, l'anno scorso abbiamo avuto il magistrato Giuseppe Greco e stasera abbiamo il piacere e la fortuna di avere con noi il professor Nando Dalla Chiesa, sempre alla presenza di Sua Eccellenza il prefetto Annunziato Vardè e il nostro amico nonché consigliere regionale Gianni Girelli, che era presidente della Commissione Antimafia Lombarda e quest'anno presidente della Commissione Speciale per le Carceri. Che c'entra, diciamo, la filosofia con la legalità? Prenderei spunto proprio dal tema che il professor Nando Dalla Chiesa ha illustrato nel suo ultimo libro, Per fortuna faccio il prof. Perché riflettere sulla legalità? Perché per sconfiggere queste organizzazioni così radicate nel tessuto italiano e che sono poi estese anche in Europa e nel mondo, c'è bisogno, oltre che ovviamente di tutti l'apparato dello Stato per quanto riguarda l'intelligence, le forze dell'ordine, è importante invece che ci sia anche un cambiamento culturale. Ecco perché finalmente ho capito che questa sera, perché il professor Nando Dalla Chiesa dice per fortuna faccio il prof. Per fortuna faccio il prof perché io voglio educare una generazione nuova di giovani che si educhi alla legalità, che si educhi al rispetto degli altri, che si educhi a poter vivere uno diversamente dall'altro senza dover litigare. L'importanza cioè di creare una nuova mentalità. Questo è l'auspicio. Certo che è un cammino lungo e difficile, in effetti mi ha un po' così sorpreso, mi ha fatto riflettere l'ultima frase, la conclusione amara che fa il professor Nando Dalla Chiesa nel suo libro, interrogandosi proprio sulla mafia e dice chissà se potrà esistere un'Italia senza mafia. Credo di no, purtroppo. Non per colpa del destino, che è stato con questa nostra terra generoso di geni e di bellezze, ma a causa delle nostre teste insaziabilmente nutrite dall'humus della corruzione. Ecco, io vorrei, perché già mercoledì un po' di speranza, il professor Galimberti ci ha tagliato le ali alla speranza. Io non vorrei che anche questa frase ci deprimesse ancora di più. Io invece penso che il professore abbia voluto dirci che il cammino della lotta alla mafia e alle organizzazioni criminali è quotidiano, è lungo, è un cammino difficile, ma che se ci mettiamo insieme un qualche miglioramento, qualche obiettivo possiamo raggiungere. Anche perché le idee e il cuore, dice sempre il professor Nando, smuovono le montagne e possono più del denaro. Io passo subito la parola al vice direttore generale della BCC Agro Bresciano, che ha sostenuto, che sostiene di anno in anno il nostro festival. Lo ringrazio e porta il suo saluto, poi immediatamente apriamo la serata. Grazie. Buonasera a tutti innanzitutto. Condividere è un concetto che fa parte del DNA per le donne e gli uomini del credito cooperativo. La cooperazione, lavorare per gli altri, il condividere interessi e bisogni con i soci e i collaboratori sono l'essenza stessa della mutualità prevalente alla base dell'essere credito cooperativo. Per questo ci ha fatto molto piacere come Agro Bresciano il tema scelto quale filo conduttore dalla dottoressa Nodari quest'anno per l'edizione 2018 dei Filosofi Lungo l'Olio, ovvero condividere. Stasera si parla in particolare di condividere la legalità e la dottoressa Nodari ci ha regalato come sempre una platea d'eccezione per affrontare questo importantissimo argomento.
Permettete un grazie al Presidente della Commissione Speciale Carceri, il Dottor Girelli, che avrà il compito di garantire il rispetto dei diritti civili dei detenuti e di promuovere azioni mirate al reinserimento sociale dei detenuti. Peraltro a Brescia anche la Camera Penale, con il suo direttivo, in particolare con l'Avvocato Cavaliere, ha recentemente sensibilizzato tutta la cittadinanza su questo tema così delicato, quasi con l'intenzione, guarda caso, di condividere con i cittadini di Brescia l'idea che solo ritrovando la dignità delle persone all'interno del carcere si possa riportare la legalità e che la bellezza e la cultura sono gli unici strumenti, anzi forse gli strumenti migliori, per rimettere un po' tutto a posto. La BCC Agrobresciano ha avuto la fortuna di incontrare in questo percorso di inclusione la dottoressa Lucrezzi, direttrice del carcere di Verziano, e di condividere alcuni progetti di inclusione dei cittadini che abitano il carcere a Brescia. E credetemi, è stata un'esperienza che ti apre la mente. Incontrare persone e non semplici carcerati è stata veramente un'esperienza per noi notevole. Abbiamo poi l'onore di avere Sua Eccellenza il Prefetto, il Dottor Vardet, che non è solo il rappresentante forte dello Stato sul territorio, ma è anche garante di quella legalità che, a mio personale parere, non deve mai prescindere dall'umanità. Credo che il signor Prefetto, soprattutto in questo periodo, avrà un lavoro molto difficile da portare avanti e gli faccio i miei più sentiti auguri, perché penso che ne avrà bisogno. D'altronde, dove non arriva la legge deve arrivare l'etica e la morale, e non sono argomenti facili in questo momento da affrontare. E la legalità purtroppo nel nostro paese passa dalla condivisione del ricordo di coloro che sono morti per servire lo Stato. Persone come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Emanuela Loi, Aldo Moro, Francesca Morvillo, Giorgio Ambrosoli, Pier Santi Mattarella e decine di altri donne e uomini. Il ricordo lunghissimo di questi nomi impone di agire nel presente, a mio avviso. La democrazia pretende il nostro impegno, la condivisione della memoria è da sempre il seme per alimentare la partecipazione e di nuovo il concetto del condividere. E in fondo, se siamo qui stasera, l'aver accettato l'invito della dottoressa Nodari e la dimostrazione della volontà di impegnarsi ci porta a riflettere, come diceva Don Primo Mazzolari, che ci impegniamo noi e non gli altri. Unicamente noi e non gli altri. Né chi sta in alto né chi sta in basso. Ci impegniamo senza pretendere che altri si impegnino. E ora concludo. Stasera il condividere passa inevitabilmente dal ricordo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Mi vorrà perdonare l'onorevole Dalla Chiesa. Mi vorrà perdonare, onorevole, se mi permetto di ricordare la memoria di suo padre. Non voglio mancarle di rispetto, voglio solo portarle e condividere con lei la profonda stima di tutti i cittadini per bene che apprezzano e che sono sempre debitori verso coloro che hanno dato la vita per noi. Mi permetta di ringraziarla personalmente. Grazie. Una serata particolare, come hanno già detto chi mi ha preceduto, come ha sottolineato in particolare il sindaco Arcangelo Riccardi. Siamo davvero onorati di avere qui con noi Sua Eccellenza il Prefetto, che per il secondo anno consecutivo, nonostante i suoi numerosissimi impegni, ha garantito la sua presenza e anche confermato l'adesione al festival. È un progetto condiviso questo incontro sull'antimafia, riteniamo che sia molto importante, condiviso e reso fecondo grazie all'amicizia e all'intelligenza acuta di Gian Antonio Girelli, Presidente della Commissione Carceri, una persona di grandissima umanità, così come di grandissima umanità, e basta leggere alcune
righe, non pagine, dei suoi libri. L'ultimo, per fortuna faccio il prof, è il professor Nando Dalla Chiesa. Mi unisco al grazie per la sua testimonianza, al grazie per il suo impegno di professore, di uomo di Stato. Grazie per tutte queste mansioni, per tutte questi compiti che svolge così bene e con grande umanità. Ecco, noi abbiamo tanto bisogno di umanità, così come nell'accogliere, e ci si sente, credetemi, piccoli quando si accolgono figure come quelle che sono accanto a me. Mi sono permessa di ringraziare e per quella iniezione di fiducia che instillano in noi figure come Sua Eccellenza il Prefetto, come il professor Nando Dalla Chiesa, come Gian Antonio Girelli, come appunto Tonino Zana, che stasera modererà, come sa fare lui in maniera eccellente questa serata. La faccio breve, ma mi permetto di ricordare quattro punti fondamentali che ho desunto e spero non a casaccio dal libro del professor Nando Dalla Chiesa, per fortuna faccio il prof. Uno, la bellezza dell'insegnare, ribadita dal professor Dalla Chiesa. È bello insegnare, è bello trasmettere, lo diceva e lo leggeva prima il nostro sindaco, quanto sia importante ricordare quel che l'umanità dimentica, usando le parole di Nando Dalla Chiesa, che le idee e il cuore smuovono le montagne, possono spesso più del denaro. E allora è molto bello, visto che di educazione e di rapporto tra maestri e allievi e di passaggio necessario dall'istruzione all'educazione se ne è parlato più volte come esigenza in questo festival, sentire la conferma dalle vive parole del professor Nando Dalla Chiesa, da quello che dice e testimonia con i suoi libri, con i suoi interventi, con le sue conferenze, con il suo impegno in una maniera straordinaria. E allora cita per nome Alessia, Pierpaolo, Matteo, Valentina, Sara, Greta, Azzurra, sono dei ragazzi, delle ragazze, dei suoi corsi. E un altro punto, professore, quando lei ricorda la mamma di un desaparecido, di uno di quei 27.000 ragazzi mai ritrovati che ha ospitato presso la sua università, e la descrive così, quella specie di divinità india che raccontava il dolore senza piangere, con grande dignità, e che diceva di voler ritrovare vivo suo figlio senza un gemito. Spiegava esattamente la storia che si sbarazza dei diritti e del progresso con una gomitata. Al termine, un'altra allieva, nome e cognome molto importante, Rosaria, una allieva calabrese, con il sogno di diventare magistrata, scrive Dalla Chiesa, si gettò al collo di Yolanda e si strinse a lei per lunghissimi minuti. 3. A pagina 227, il ricordo quasi in punta di piedi del suo papà, del generale Alberto Dalla Chiesa, e si rivolge così ai suoi ragazzi: a voi devo anche una cosa che non ho fin qui accennato per pudore e che non so nemmeno se faccia bene ora dire. Vi devo l'onore sincero, perfino affettuoso, da voi reso una persona caduta anche per chi non era ancora nato in quel lontano 1982. Sì, mio padre. E poi il quarto punto, già accennato, la chiusa del libro, il timore che di mafia si possa ancora morire, il timore che questo humus della corruzione non si riesca a vincere, ma anche la certezza, come ha scritto e detto molto bene, delineato molto bene nel manifesto sull'antimafia, che già serate come questa, già la lettura di libri sull'antimafia sono degli antidoti potenti per chi invece vive nella violenza, nell'omertà, in quella terribile e spietata zona grigia che non può produrre che altra violenza, che altra morte, che si genuflette anziché dire basta, anziché dire no a costo della vita, proprio per una questione di dignità, di serietà, proprio perché crede sul serio con tutto se stesso, con tutta se stessa in quei valori. Il professor Dalla Chiesa non è conosciutissimo, io mi permetto di tracciare un suo profilo veloce: sociologo, politico,
Nando Dalla Chiesa, tra i maggiori conoscitori del problema della mafia, si è laureato in economia all'Università Bocconi di Milano. Ordinario di sociologia della criminalità organizzata alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale di Milano, il primo insegnamento del genere esistente in Italia, dottorato compreso, è stato parlamentare per 3 legislature, sottosegretario alla pubblica istruzione, a lungo docente nelle università, presidente onorario della famosa e importantissima associazione Libera, tiene periodicamente corsi e seminari anche all'università famosissima Humboldt di Berlino. Il professor Dalla Chiesa ha inventato l'università itinerante, che ha permesso agli studenti di vedere i luoghi dell'illegalità e del carcere duro, l'Asinara, dove Falcone e Borsellino scrissero, ben protetti, la famosa sentenza del maxi processo dell'86, Casal di Principe, Castel Volturno, Isola di Capo Rizzuto, Ostia. Autore del libro di denuncia Delitto Imperfetto, di numerosi saggi di successo, tra cui La politica della doppiezza, Storie di boss, ministri, tribunali, giornali, intellettuali, cittadini, Il giudice ragazzino, ovvero la biografia di Rosario Livatino, da cui fu tratto anche un film, Storie eretiche di cittadini per bene, il professore si è occupato anche di narrativa sportiva. È anche autore di un monologo teatrale dal titolo Poliziotta per amore, interpretato da Beatrice Luzzi. Ha fondato la casa editrice Melampo e tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo Le ribelli, storie di donne che hanno sfidato la mafia per amore, I fiori dell'oleandro, La scelta libera, giovani nel movimento dell'antimafia, Passaggio a nord, La colonizzazione mafiosa, Una strage semplice, un libro sulla violenza mafiosa dell'ultimo quarto di secolo, scritto, dice il professor Dalla Chiesa, esclusivamente a memoria, controllando soltanto cifre, dati, giorni. E poi Carlo Alberto Dalla Chiesa, il libro dedicato al suo papà, e poi questo ultimo libro, anche questo di grande successo, Per fortuna faccio il prof. Io mi fermo e ringrazio tutti voi che siete intervenuti, ringrazio le istituzioni presenti, ringrazio gli amministratori, i sindaci, siamo tutti parte di una grande, di un grande popolo, come dice itinerante, come dice e scrive molto bene Tonino, che si sforza di riflettere, capire, di condividere, di fare comunità, di sentirci meno soli, di esperire davvero che cosa significa dialogare gli uni con gli altri, di esperire che cosa significa ritrovarsi con la testa ma anche con il cuore. E allora io con molta emozione, con grandissima gratitudine passo la parola a Sua Eccellenza il Prefetto di Brescia dal 29 maggio del 2017, al dottor Annunziato Vardè, che ci porterà il suo saluto, le sue riflessioni e che ci porta questa grande testimonianza di grande uomo dello Stato. Io mi permetto di ricordare, lo sapete tutti, il nostro prefetto, di cui andiamo molto orgogliosi, ha esercitato tra gli altri le funzioni di prefetto nella provincia di Ragusa, dove ha coordinato i servizi di soccorso e prima accoglienza di circa 50.000 migranti sbarcati nel porto di Pozzallo nell'ambito delle operazioni Mare Nostro e Triton. Noi siamo orgogliosi, Sua Eccellenza, non so se meritiamo una figura come lei. Cominciamo con molta umiltà e presa di consapevolezza a dirle davvero grazie. A lei la parola. Grazie a lei, mi ha fatto emozionare, non merito tutte questi apprezzamenti, anche perché io dico sempre che noi ci dobbiamo qualificare per il contributo concreto che riusciamo a dare per la risoluzione dei problemi delle comunità che ci troviamo ad non amministrare, perché non compete a noi, ma ad lavorare insomma sulle questioni di nostra competenza. Ma sono io che ringrazio lei, professoressa Francesca Nodari, per l'invito a questo interessante ed importante appuntamento, ricompreso nella 13ª edizione del Festival Filosofi lungo l'Oglio. Lei sa che la prefettura è stata sempre vicina e sempre sarà vicina a lei per sostenerla nei limiti delle nostre
possibilità, convinti come siamo, che si tratta di un kermesse, di una importantissima kermesse che lei organizza sempre con grande passione, quale presidente della Fondazione Filosofi lungo l'Oglio. È una manifestazione di primaria importanza che si articola in un programma molto ricco, e quindi le riconosciamo questo grande impegno, questo grande sforzo che lei fa ogni anno, e riesce ad avere la presenza di filosofi di chiara fama, i nomi più importanti della cultura nazionale ed internazionale, perché ci sono anche tante personalità straniere che aderiscono al festival, e con una dedizione veramente encomiabile, ma bisogna riconoscere anche una grande capacità di coinvolgimento, a proposito di condividere, perché lei riesce anche a coinvolgere tanti sindaci, tante amministrazioni comunali, dove poi si rappresentano gli eventi che fanno parte del festival, e tanti sindaci hanno assicurato il proprio sostegno ed offerto la propria ospitalità, proprio perché è per esclusivo merito suo. Quindi grazie per l'invito, grazie per quello che fa. Vorrei poi salutare gli illustri ospiti, a cominciare dal professore Dalla Chiesa, che a cui bisogna riconoscere un ruolo fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata, perché, come cercherò di dire, l'impegno sul piano culturale è fondamentale nel contrasto della criminalità organizzata. E l'impegno del professor Dalla Chiesa è sotto gli occhi di tutti, c'è una produzione ricchissima di scritti, di saggi contro la mafia, che fanno capire e fanno ben comprendere il disvalore della mafia. Saluto anche il consigliere Girelli, con il quale ci ritroviamo ad un anno di distanza, quest'anno in un'altra veste, ma sempre impegnato nel consiglio regionale, e il dottor Zanni, col quale ci ritroviamo dopo un anno. Ringrazio anche il sindaco di Villa Chiara per il saluto, ed il presidente del consorzio. Devo dire che siete stati tutti molto affettuosi nei miei confronti. Ora cercherò, insomma, di dire qualcosa sul tema. È un tema molto complesso, e quindi non è facile affrontare questo tema. Mi limiterò, insomma, a qualche battuta veloce. Ho già citato la parola chiave del festival di quest'anno: condividere. Condividere è un valore in sé nell'attuale società, caratterizzata da un forte individualismo, e dal ritorno, come giustamente si legge nella presentazione della kermesse contenuta nella brochure. C'è un ritorno dell'homo homini lupus, abbiamo letto giustamente di Hobbes. È un ritorno ad un esasperato egoismo che richiede la riaffermazione della condivisione di valori di solidarietà unificanti, nel senso che possano favorire la partecipazione invece di determinare esclusione. Questa è la serata antimafia, un tema che ormai è diventato un appuntamento fisso del festival, che quest'anno viene declinato come condividere la legalità. È molto importante questa affermazione, perché è vero che legalità significa semplicemente osservanza della legge, che a sua volta costituisce un limite al libero arbitrio e quindi all'egoismo sconfinato.
limite necessario per l'affermazione degli interessi generali su quelli particolari, che affermazione che sola può realizzare una pacifica e civile convivenza. Quindi condividere la legalità alla fine significa consentire una pacifica e civile convivenza. Ma c'è modo e modo di rispettare la legge. La legge si può osservare solo per paura delle conseguenze, per evitare le sanzioni. Abbiamo in questo caso un rispetto solo formale della norma. Oppure per intima convinzione della correttezza del comportamento da essa previsto. Solo in questo caso si ha la condivisione della legalità. Declinati in chiave antimafia questi concetti, possiamo dire che il rispetto formale della legge non può costituire un vero argine alle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose, mentre il rispetto sostanziale, l'etica della legalità, è il vero antidoto alla criminalità organizzata. Il concetto di etica della legalità, peraltro, è bilaterale, nel senso che rimanda ad un'altra esigenza, che questa volta riguarda non chi deve osservare le norme, ma chi le pone, chi è chiamato a legiferare, il legislatore. Perché la norma deve essere giusta, deve essere etica per poter ottenere una reale condivisione. È difficile accettare una norma che si ritiene iniqua. Ed allora l'argine contro la criminalità organizzata è costituito dalla condivisione della etica della legalità. Etica che deve coinvolgere necessariamente il legislatore chiamato a dare la norma giusta. Perché, attenzione, in determinati contesti sociali abbiamo corso un grande rischio, che ritengo che ormai sia superato. In passato, in certi contesti sociali, la condivisione si è rischiato che la condivisione di un determinato corpo sociale non delle regole date dalla legge, ma delle regole imposte non solo con la violenza, ma anche con la diffusione di una sottocultura alternativa propria delle associazioni mafiose. Nel libro La palude della città, professore, che è uno dei tanti suoi libri, scritto insieme al sociologo Pinar Lacchi, forse uno dei meno citati, ma che io ho letto e ho utilizzato a piene mani quando scrissi nel 1988 una tesina sulla criminalità organizzata. Questo libro, spero di ricordare bene, ma credo di ricordare bene, si individua la vera forza della criminalità organizzata nella accettazione sociale e nella convinzione da parte di un gruppo sociale della inevitabilità dell'assoggettamento alle regole e alle pretese della criminalità organizzata, nella ritenuta assenza di uno Stato capace di difendere realmente il cittadino dalla prepotenza e dalla arroganza della mafia. Quindi c'è l'accettazione delle regole di un gruppo mafioso. In effetti la mafia storicamente si nutre di una sottocultura che condivide i valori propri della criminalità organizzata. Ricordo una volta, ormai non se ne parla più, ma una volta si attribuiva alle organizzazioni mafiose il codice d'onore. Il codice d'onore, il grande equivoco della mafia paladina dei più deboli. In vaste zone del Mezzogiorno la mafia attecchisce come fenomeno culturale e come potere alternativo riconosciuto. In presenza di un torto non ci si rivolge allo Stato, perché lo Stato è incapace di dare giustizia, ma ci si rivolge al capo bastone, che era il capo mafia, che sa fare concretamente giustizia. Così si è diffusa ed è cresciuta la mafia nel nostro paese,
fino ad acquisire un potere economico enorme, soprattutto con gli appalti prima ed il traffico internazionale di stupefacenti dopo. A quel punto, da organizzazione rurale, si trasforma in mafia imprenditrice, per usare una felice espressione di Bino Arlacchi, ma ha sempre bisogno di consenso e complicità, che a quel punto ha più difficoltà ad ottenere spontaneamente, perché a un certo punto la gente capisce, insomma, che questi si arricchiscono e quindi finalizzano, insomma, questo consenso per l'arricchimento personale, non certo per fare altruismo, per aiutare gli altri. E a quel punto, dunque, c'è questa difficoltà, ed allora la violenza, che ha sempre caratterizzato il suo modus operandi, diventa vero e proprio terrorismo. Ad un certo punto la mafia ha cercato di mantenere il consenso del corpo sociale e soprattutto di chi occupa posti di potere, di cui ha bisogno come l'aria, ponendo in essere veri e propri atti terroristici. Ed allora la chiave di volta per sconfiggere la mafia è nella condivisione dell'etica della legalità. La mafia si sconfigge definitivamente sul piano culturale. Siamo sulla buona strada. Sono lontani ormai gli anni 80 e 90 che hanno registrato l'apice della forza della mafia. La gente ha capito, respinge certi comportamenti, si oppone a certe pretese. Ma ancora c'è molto da fare, perché la mafia ha cambiato pelle ed è ancora forte. Colpisce con nuove modalità che richiedono una maggiore attenzione da parte dei soggetti che hanno il compito istituzionale di combatterla, ma è fondamentale continuare a contrastare il fenomeno sul piano culturale, perché è un fenomeno nato come fenomeno subculturale e potrà morire definitivamente solo se sarà completamente prosciugato l'humus culturale. Io sono ottimista, professore, perché ricordo quello che disse Giovanni Falcone, la mafia è una cosa che sappiamo tutti, ma consentitemi di ripeterlo: la mafia è un fatto umano e, come tutti i fatti umani, ha un inizio e ha una fine. Credo che dobbiamo coltivare la speranza, insomma, di liberarci di questo odioso fenomeno. Grazie. Forse vi sarete accorti, forse no, io rubo tutte le carte che sono sul tavolo, perché mi servono per fare un articolo, non da... e di tutte le cose che loro dicono, che equivalgono a 100 cartelle, 100 pagine, un libro, perché stasera loro parlano leggendo un libro di tanti capitoli, no? Io devo scrivere 66 righe, quindi io sarò estenuato per sintesi, e siccome oltre un certo punto la sintesi diventa omicidiaria, sarò messo in galera. Ho molte attenuanti stasera. Vengo da lontano, vengo da un paese del terremoto, dove ero fino a un'ora fa, a Gualdo, dove stiamo costruendo una scuola che finalmente è finita. E sono talmente stanco e talmente felice di essere qua. Stanco perché ho messo via, prefetto e professore della Chiesa Gianni Girelli e Francesca, un po' di fieno per uscire dall'inferno e stare in purgatorio, no? Ho fatto un po' di bene, non da... E poi perché ho qualche dignità in più o indegnità di meno per stare a questo tavolo, perché stare a questo tavolo per la legalità significa unire il pensiero agli atti. Non si può parlare di legalità senza essere legalitari, altrimenti il pericolo è che ci rifugiamo continuamente nella teoria agostiniana per cui tutto sommato possiamo peccare e poi pentirci un po' di più del peccato, e dividere l'errore dall'errante. Dobbiamo essere coerenti. Quello che dice qui Francesca, che dice Sua Eccellenza il prefetto, il professor della Chiesa Gianni Girelli, sono responsabilmente questioni di grande impegno personale. Sono giuramenti. E io quindi non giuro perché sono stanco, vengo da lontano
e perdono perfino il mio collega, perché sono sindaco anch'io per sempre, Angiolino Riccardi, che mi ha dimenticato completamente. Tenete presente che Angiolino Riccardi, sindaco di prima, fa l'intellettuale. Il sindaco fa l'intellettuale sempre. Il bancario Comini diventa filosofo e teologo, moralista, non... Il prefetto, grazie al Ciro, fa il prefetto, e però Francesca Nodari riesce sempre a mettere insieme questo popolo incredibile di persone ad ogni ora della sera e a farla rimanere qui, che è un luogo di estrema suggestione e bellezza, ma a metterli in una chiesa se piove, in un palazzo, in una contrada e così via. E da 13 anni professore della chiesa, è così. 13 anni che è così, e ci sono centinaia di persone per 20, 30, 20 per un'estate. Eppure noi padani passiamo per essere degli ignorantoni. Pensi che se dovessimo applicare le 30 lezioni di un anno, mediamente 25 per 13 anni, dovremmo avere tutti, avendo firmato un ideale statino, no, libretto, professori di filosofia. Però, ecco, l'attenuante la sapete, il viaggio a 2000 chilometri e tutto il resto, 3 giorni, le scosse, condividere la legalità, professor Eccellenza. Sono stato in un posto dove si condivide la legalità in una fase di emergenza fisica, dove la gente rispetta la legge e non si ribella nonostante abbia la morte davanti ogni mattina, dove ci sono state 130.000 scosse in 2 anni. In una fase emergenziale strepitosa la legalità tiene e viene condivisa alla casa di riposo, dove ci sono 40 anziani che ti tendono la mano e vogliono parlarti, dove ci sono bambini che scrivono poesie straordinarie, dove ci sono quelli del bar e tutto il paese che ieri si riunisce a un funerale di un ragazzo, di un giovane, di Francesco, di 37 anni, che muore per un tumore al cervello, e tutto il paese va lì a condividere la legalità del lutto, non sentimento e legge rispettati, usi e costumi, insediati assorbiti dentro un terremoto. Voglio dire che condividere la legalità, che è il tema che Francesca ha dato assieme a voi a questa puntata della filosofia, è però un tema, e mi rivolgo subito al professor dalla Chiesa, che indica una rottura. Dobbiamo condividere perché ci siamo divisi sulla legalità. Dobbiamo ricominciare a condividerla. Dobbiamo condividere la legalità perché non la pensiamo alla stessa maniera sull'interpretazione di alcune leggi. Non polemizzo, ma vengo da un pezzettino di telegiornale, appartenendo, come Nando dalla Chiesa, il prefetto a Girelli e Giovane, alla generazione che guarda un pezzo di telegiornale prima di uscire, altrimenti non sta bene, anche se non dovrebbe guardarlo. 450 persone in mezzo al mare non sono una condivisione di legalità. Non c'entra la retorica degli effetti, c'entra l'umanità e basta. Stasera Enzo Bianchi, intervistato al telegiornale, Enzo Bianchi è un ospite che adora Francesca come la adoriamo noi almeno, rispondeva come un presidente del Consiglio vero. Rispondeva prima a salviamo questi 450 persone. Tutti non possiamo accoglierli. Ed è la domanda che faccio anche a lei. Ci vuole un impegno di carattere internazionale ed europeo. Ma ci vuole tanto a dire questa cosa qua. Ci vuole tanto trovare una unanimità, una condivisione di legalità, di legge e di linea di cultura politica su una questione del genere, e stanno a casa gli uni matti e gli altri matti e quelli che. Professore della Chiesa, appartengo alla sua generazione, ci siamo detti prima che siamo di mesi diversi, ma però lei è più fortunato di me di qualche mese. Però per me lei rappresenta sempre una persona che
rispecchia, anche se lei non lo vuole, a ragione Khomeini, l'ombra di suo padre. E ne è degno fino in fondo per quello che dice e per quello che va in giro a ragionare e che prima scrive. Voi forse i giovani non lo sanno, ma il suo papà vince la mafia prima di morire per la mafia. La vince in una prima fase. E c'è un certo Leonardo Sciascia, che scrive il libro Il giorno della civetta, che viene interpretato in un bel film allora, eh? Era Franco Nero così bello quando era bello, che è Claudio Cardinale. Claudio Cardinale era più bello ancora, vedete, no, ma è giusto che sia così, non, ed è il papà. Capitano Bellodi è dalla Chiesa e sconfigge in quel momento i capi della mafia agricola, chiamalo così, contadina, in quel periodo, no? Dalla Chiesa, io ho scritto un libro recentemente su Moro, l'ho visitato molto suo padre, anche su questo libro. Muore Moro e il padre di Dalla Chiesa sconfigge il terrorismo delle Brigate Rosse e il resto. E per questo forse muore anche a Palermo, per questo forse, sono cose da discutere. Sono d'accordo con il prefetto e qui evidentemente l'ultima domanda e mi fermo, perché mi piacerebbe essere proprio in una rimpatriata di generazione con Nando e con il professore e con il prefetto. Anch'io sono convinto che la bellissima intervista unica di Marcel Padovani a Giovanni Falcone, no? Sia quella più illuminante per quanto riguarda il parere di Falcone, che non è il parere di un dio, è il parere di un martire. E le parole di un martire valgono sempre qualcosa di più, perché gli siamo debitori di averli lasciati soli in qualche modo, no? Quindi io le ho fatto tante di quelle domande che mi vergogno, ma però l'attenuante, le dicevo, del terremoto, quindi. Ma l'attenuante del terremoto mi consente lo stesso di ringraziare lei, che è un leader ormai storico di Libera, che è questa associazione contro la mafia, battendola sulla gestione dei beni confiscati, governando quei beni, come capita anche grazie al nostro prefetto in tanti paesi del Bresciano, io non dimentico di salutare il mio amico Giuseppe Giuffrida, che è lì, che è un leader di Libera, lui e sua moglie, che lavora dalla mattina alla sera per, come cancelliere nelle nostre tribunali, e però appena che ha qualche ora libera si occupa di Libera. Grazie per l'invito, fa molto piacere essere presente a questa manifestazione. Le questioni sono molte. Condividere la legalità. Io credo che si siano fatti dei passi avanti, importanti. Quello che sta succedendo su un versante del concetto di legalità, che è quello dell'accoglienza dei migranti, è un dato nuovo. E lo riprendiamo. Però vorrei mettere l'accento sul fatto che per tantissimo tempo essere contro la mafia è stato considerato non un elemento di normale identità civile, ma un segnale di antagonismo politico. E questo non lo dobbiamo dimenticare, perché i cambiamenti avvengono a volte senza che ce ne accorgiamo, a volte chiediamo alla storia dei cambiamenti impossibili e non ci rendiamo conto di quelli che esistono e che si producono in silenzio. La relazione finale dell'ultima commissione parlamentare antimafia presieduta dall'onorevole Rosi Bindi è stata approvata all'unanimità ed era una relazione molto aspra, molto scomoda, che ha messo i riflettori su tanti aspetti che non era affatto scontato che venissero sentiti, non dico con identica sensibilità, ma con sensibilità orientata nella stessa direzione, da tutte le forze politiche.
quella relazione ha parlato delle mafie nel nord, e io non dimentico che quando ho fatto il segretario della commissione antimafia venne impedito in tutti i modi alla commissione di fare un viaggio in Lombardia perché non si dicesse che c'era la mafia in Lombardia, ed era la legislatura 2001-2006. Ha parlato dei rapporti tra mafia e massoneria, ha parlato delle professioni e dell'area grigia. È una relazione che io vi inviterei a leggere, molto articolata, perché si divide in più relazioni, quella finale che è stata presentata. Abbiamo dato un concorso anche noi come Università degli Studi di Milano per le regioni del nord, è stata approvata all'unanimità. Se noi torniamo indietro alla strage di Ciaculli del 1963, in cui morirono 7 persone, quando Papa Paolo VI chiese al cardinale di Palermo, il cardinale Ruffini, che cosa fosse la mafia, il cardinale Ruffini gli rispose: è un'invenzione dei giornalisti del nord e dei comunisti, come per dire che era un problema, la mafia esisteva perché lo volevano gli oppositori politici. In realtà non c'era. E come dicevano alcuni magistrati, è soltanto una questione di mentalità, l'organizzazione non esiste. E lo hanno detto fino a pochi mesi prima che Buscetta dicesse: sì, l'organizzazione c'è, non si chiama come dite voi mafia, si chiama Cosa Nostra ed è fatta così, così e così. Si sono votate delle... ho rivisto l'altro ieri nella commemorazione che è stata fatta bellissima, poi ci torno però, dell'avvocato Giorgio Ambrosoli in occasione del 39° anniversario del suo assassinio. Ho rivisto in un bello spettacolo teatrale che è stato proposto per le scuole Michele Sindona, grande finanziere, mafioso e molto protetto politicamente, inaugurare una lunga stagione, proprio lui, in cui i propri guai giudiziari venivano attribuiti alla magistratura comunista. E in teatro tornavano le frasi che testualmente erano state trascritte dai giornalisti durante conferenze pubbliche tenute da Michele Sindona, che era latitante negli Stati Uniti. L'idea che si potesse dividere l'Italia in antimafiosa o no, a seconda che fosse comunista o no, questo è stato il più grave attentato compiuto da un sistema intero nei confronti del diritto di questo paese a non avere la mafia come elemento del suo paesaggio. Ed è una grande responsabilità avere pensato di potersi liberare del problema della mafia trasformandolo in una creatura dell'opposizione politica. E questo anche dopo che dalla mafia era stato ucciso il presidente della regione Sicilia, Piersanti Mattarella, il congiunto dell'attuale presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oggi non è più così. Io la ritengo una delle più grandi conquiste che questo paese abbia fatto, quello di non dividersi più sul fatto che la mafia esista o no, sul fatto che la mafia esista o no al nord. Tutti i partiti politici lo accettano. Io sono stato testimone e gliel'ho riconosciuto proprio durante il 20 di marzo, sì, alla regione, c'era il consigliere Girelli, alla regione di Lombardia, quando c'è stata la manifestazione organizzata dalla Commissione regionale antimafia, ma anche dal Consiglio regionale. Ho assistito in questi anni al cambiamento che ha avuto l'allora Presidente del Consiglio regionale Cattaneo, che quando ci siamo conosciuti le prime volte parlava della mafia come se, con la mafia al nord con una certa diffidenza, non fastidio, ma diffidenza sì.
come se queste parole, questi concetti fossero degli intrusi dentro il dibattito pubblico. La Lombardia deve pensare ad altro, queste cose sono retaggio di pregiudizi dei professionisti dell'antimafia che desiderano che la mafia ci sia, anche questo si è detto. Questo presidente del Consiglio regionale, nell'arco degli ultimi 5 anni, non nell'arco di 30 anni, è completamente cambiato e ha ammesso nei fatti di avere sbagliato la sua valutazione. Negli ultimi tempi, della scorsa legislatura, diceva esattamente le cose che poteva dire il consigliere Girelli come presidente della Commissione regionale antimafia, che potevo dire io. E a un certo punto l'ho detto davanti ai ragazzi. Questa è manifestazione di onestà politica. Non chiediamo che uno dica ho sbagliato, ma vedere che una persona, ascoltando, informandosi, confrontandosi con più ambienti, sia capace di cambiare il suo modo di pensare è importante. Ecco, questa trasformazione credo che sia per noi un grande regalo. Per me è una liberazione, lo devo dire la verità, è una liberazione. Non sono più costretto a giustificarmi perché sono contro la mafia, ma mi sembra normale che in un paese civile una persona si debba giustificare perché è contro la mafia? Però è il frutto di tanto lavoro che è stato compiuto, è il frutto di tanto lavoro di educazione che è stato compiuto nelle scuole da insegnanti sconosciuti, che hanno fatto crescere il paese. È il frutto anche del lavoro faticoso di magistrati che sono stati accusati di essere comunisti. Falcone venne accusato di essere comunista negli anni Ottanta. Non ebbero il coraggio di farlo con Borsellino perché aveva delle dichiarate simpatie di destra, ma con Falcone ci provarono. E delle simpatie di Borsellino, fra l'altro, seppero dopo. Quindi è una situazione nuova. In questo senso noi condividiamo qualche cosa che prima non condividevamo. Poi c'è un tema nuovo, che è quello a cui faceva riferimento lei, che è quello sicuramente dei migranti. Tema complesso, molto complesso, in cui credo che abbiano sbagliato tutti, proprio perché si è campato spesso di frasi fatte, senza la responsabilità di affrontare i problemi che di volta in volta si presentavano. Lei pensi che quando feci una ricerca, credo che fosse nel 96-97, sulla criminalità organizzata straniera a Milano, e in un convegno proposi all'attenzione di tutti il fatto che stava salendo una criminalità organizzata albanese, venne accusato di pregiudizio etnico. Ma la criminalità albanese esisteva e chiunque studiasse la vedeva, e se andava a parlare con qualunque magistrato o esponente delle forze dell'ordine se la sentiva raccontare. Negare i fatti per salvare lì sì dei pregiudizi, questo ha nuociuto. Ora però c'è un problema che è più importante, che è quello che nessuno di noi dimentichi, anche la dimensione umana del dramma, dei migranti. Perché noi non possiamo avere una idea condivisa di legalità e non un'idea condivisa di umanità. Perché la legalità serve a garantire giustizia, non è fine a se stessa. E la giustizia si fonda su una... sull'apprezzamento della dimensione umana. Noi abbiamo diritto alla giustizia in quanto persone, e ci sono delle persone che chiedono giustizia di altro tipo, giustizia sociale, e c'è un problema in questo, c'è un tema con cui mi confronto spesso. Noi non possiamo accoglierli tutti, e questo è pacifico, e bisogna saperli accogliere, non concentrarli fisicamente tutti in spazi ristretti. Bisogna sapere offrire delle possibilità di dimostrare di essere utili alla collettività in cui si entra, senza tenerli bloccati in luoghi chiusi in cui nulla viene fatto.
avremmo dovuto impedire, noi abbiamo su questo dei progetti di ricerca importanti, avremmo dovuto impedire che i luoghi nobili della migrazione, cioè i luoghi di accoglienza, diventassero dei luoghi di malaffare e che ci potesse essere il Buzzi della situazione che dice con loro ci guadagniamo più che con la droga, cosa che dice nelle famose intercettazioni telefoniche, avremmo dovuto evitare tante cose. Adesso c'è il problema di prendersi la responsabilità, la domanda è: non li possiamo accogliere tutti, dobbiamo accoglierli con criterio, li dobbiamo accogliere facendoli anche, creando le condizioni perché siano ben voluti per quello che possono fare per il paese, dobbiamo chiederci perché le badanti siano ben volute, dobbiamo chiederci perché gli operai delle fabbriche siano ben voluti, almeno da quelli che li assumono, magari poi ci fanno la propaganda contro, dobbiamo chiederci perché non siamo riusciti a trasformare in persone ben volute quelle che lavorano nelle nostre campagne. C'è una serie di questioni importanti, perché le responsabilità ci sono. Poi c'è la domanda delle domande. Bisogna aiutarli a casa loro. Io non rispondo di no. Non rispondo di no, perché un riequilibrio nel mondo è necessario. Il tema è che aiutarli a casa loro significa comunque decidere che si impiegano delle risorse per lo sviluppo, per l'occupazione, per il diritto all'acqua, per il diritto alle medicine. Comunque sono risorse che si impiegano. Ed è una domanda alla quale dobbiamo rispondere. Dobbiamo aiutarli a casa loro, non vuol dire chi se ne frega, vuol dire che ci si prende la responsabilità di dare loro la possibilità di crescere in una società che contempli per loro più diritti sociali e più diritti anche dal punto di vista giuridico. Che vuol dire libertà di informazione, che vuol dire libertà di parola e poi prima ancora vuol dire naturalmente il diritto all'istruzione. Se noi evitiamo questo dibattito, siamo ipocriti da tutte e due le parti. Chi dice bisogna aiutarli a casa loro sperando che la cosa si chiuda così e chi dice non bisogna dirlo perché questo è razzismo immaginando che si possa fare una cosa del tutto diversa. Bisogna fare l'uno e l'altro. Ma sapendo che sono risorse che si mettono, risorse che gli italiani mettono consapevolmente, responsabilmente e umanitariamente a disposizione di popoli meno privilegiati o di popoli che non sono affatto meno privilegiati, sono disgraziati. Questo è quello che io penso che debba corrispondere a un'idea di legalità condivisa come strumento di giustizia, ecco, strumento di giustizia. Poi c'è la memoria condivisa e vengo qui all'altra sera con il ricordo di Ambrosoli. Io non so quante persone conoscono qui la vicenda di Giorgio Ambrosoli, avvocato liquidatore, commissario liquidatore unico della banca privata italiana di Michele Sindona. È una storia terribile per la solitudine che soffrì, per la ostilità politica con cui dovette scontrarsi, per l'accidia di un intero sistema che lo lasciò solo a difendere i risparmiatori della banca privata italiana e a dover fronteggiare le minacce crescenti degli ambienti mafiosi di cui Michele Sindona era una potentissima espressione. L'altra sera sono state fatte risentire le intercettazioni telefoniche, non sono state recitate, alcune cose sono state recitate, ma le telefonate sono state trasmesse esattamente come sono state intercettate allora. E io mi immagino questo avvocato da solo, questo molto è cambiato, da solo, perché quando venne ucciso, dice adesso il premio lo danno alla Bocconi perché la Bocconi è interessata alla finanza, ma quando l'hanno ucciso e io ero assistente alla Bocconi, nessuno di noi sapeva chi fosse. Di più, il vicepresidente della Bocconi in quel momento era un signore che si chiamava Roberto Calvi, che era il presidente del Banco Ambrosiano e che sarebbe stato ucciso
credo io, sotto i ponti, ponte dei Fratineri a Londra nell'82. Nessuno sapeva chi fosse, era solo Ambrosoli. E difende il suo dovere di non cedere, gli propongono anche di diventare presidente del banco, della banca privata italiana, gli propongono ovviamente tutti gli onori possibili se avrà qualche benevolenza nei confronti degli interessi di Michele Sindona. L'ultima telefonata mette i brividi, perché finalmente questo signor Vitale che lo chiama e che dice: lei non ha voluto capire, io pensavo che lei fosse un uomo ragionevole, invece lei è un cornuto e un bastardo, gli dice, con il tipico accento mafioso. E i rapporti tra Ambrosoli, la moglie che è preoccupata, il figlio, il bambino che sente la telefonata e chiede: ma con chi ce l'avevi, che cosa stavi dicendo? Insomma, l'abbiamo rivista tutta questa storia. Non era un anniversario eccezionale, non erano i 40 anni che saranno il 91, 39 anni. Quello che mi ha colpito è che, innanzitutto, che sia stato ricordato, perché non è detto che dopo 39 anni qualcuno si decida di ricordare. Non è successo niente nel frattempo. E poi che si è formata spontaneamente una fiaccolata da fuori dal cinema a teatro per andare nel luogo in cui Ambrosoli venne ucciso. E questa fiaccolata era composta da 200 persone, molti giovani, molti miei studenti anche, ho riconosciuto. La via Morozzo della Rocca, che io milanese imparai a conoscere come esistente a Milano sulle cronache giudiziarie di allora, perché lui venne ucciso davanti a casa sua in via Morozzo della Rocca 1, non aveva una finestra illuminata, non ce n'era una. Si è fermata una ragazza a fare una fotografia, una ragazza con la bicicletta a fare una fotografia, poi se n'è andata. Poi ho visto affacciato alla finestra un signore a torso nudo, che ho pensato: beh, almeno questo. Invece ha guardato un pochino cosa c'era in strada, poi si è rimesso a torso nudo a fare culturismo davanti allo specchio. Eravamo 150-200 a ricordare questa persona. E ho pensato che quando sono stati fatti i funerali di Ambrosoli c'era meno gente dell'altra sera, ma che potevo accontentarmi di questo. Quella manifestazione a me ha ricordato quella che facevano i dissidenti in Polonia prima della caduta del muro, le loro 200 fiaccole insieme. Io non so se possa ricavare da questo la speranza. Certo che la ricavo, perché la signora Ambrosoli era stata riconosciuta dai giovani che le hanno regalato il mazzo di fiori, mentre allora, come qualcuno ricorderà, al funerale di Ambrosoli non andò nessun membro del governo. C'era questa signora con i tre bambini che le trotterellavano accanto, che era praticamente sola con i vertici della Banca d'Italia. Quindi qualcosa è cambiato, però se io dovessi dire che noi condividiamo la memoria, questo non mi sentirei di dirlo. Noi condividiamo la commemorazione, non condividiamo la memoria. La memoria è un'altra cosa, è ricordare esattamente quello che è accaduto per poterne trarre degli insegnamenti. E questa scissione tra memoria e commemorazione io la vivo sempre più profondamente. Lo sforzo che faccio in particolare, ed è ovvio che lo faccia soprattutto con loro, con i miei studenti, è di portare la memoria oltre la commemorazione, che la memoria viva oltre i giorni della commemorazione e più di quanto c'è nei giorni della commemorazione, che sia una cosa diversa, che quando si parla di Falcone si ricordi tutto ciò per cui è passato Giovanni Falcone. La rappresentazione dello Stato buono contro la mafia cattiva sappiamo che è una truffa nei confronti del nostro ricordo e dei diritti di Falcone. Noi sappiamo che 4 anni prima di essere ucciso Falcone venne bocciato in tutti gli incarichi a cui aspirava ed era il più grande magistrato antimafia.
E se io consiglio di leggere il suo libro, non è soltanto perché è stato un martire, perché è stato il più grande intellettuale antimafia. Il più grande intellettuale antimafia. Lo prendevano in giro quando c'erano i convegni, il magistrato sociologo, il magistrato, e dicevano adesso poi gliela canto io. E poi quando incominciava a parlare nessuno aveva il coraggio di alzare un dito. Quel libro è un concentrato di sapienza antimafiosa. Io credo che noi abbiamo diritto, abbiamo bisogno di questo diritto alla memoria. Diritto alla memoria su, non soltanto su questo. Abbiamo diritto alla memoria su Sarajevo, abbiamo diritto alla memoria su quello che è successo nei Balcani, abbiamo diritto alla memoria su quello che è successo nell'Olocausto. No, non bastano le visite, che fra l'altro io non ho mai avuto la forza di fare nei campi di concentramento, lo confesso. Non bastano quelle, ci vuole una riflessione più forte e più continua. Non aveva introdotto questo tema, io l'ho preso perché parlando della condivisione della legalità e della giustizia mi è venuto in mente che se non c'è la condivisione della memoria non c'è anche condivisione della legalità e della giustizia. Non ho risposto a tutto, ma per ora mi fermo qui. Gianni Girelli, che conosce, ho capito, dall'interlocuzione con Nando Dalla Chiesa, Nando Dalla Chiesa per questioni proprio di riflessione sulla mafia presente nella Lombardia, ha un'esperienza robusta e coraggiosa all'interno della regione Lombardia. È stato per 5 anni, credo, presidente della Commissione Antimafia, e qui l'abbiamo ospitato Francesca anche come presidente della Commissione Antimafia, e adesso è presidente della Commissione Speciale delle Carceri, ed è il tema del reinserimento e della pena, non dell'equilibrio difficilissimo tra inserimento e pena. Nelle carceri italiane, che sono tali per cui, mi diceva Giuseppe Soviantini, pace all'anima sua, che quando tornò dal sequestro diceva le carceri italiane sono l'università del crimine. Parlava un uomo che era stato sequestrato da dei delinquenti, sequestratori per 237 giorni, andava in giro con questo libro che avevamo scritto assieme dicendo guardate che bisogna voltare pagine all'interno delle carceri, dico, ed era un uomo non comunista, tanto per capirci, era un uomo moderato, come si diceva a quei tempi, direi perfino un democristiano come me. Ma detto questo, Gianni Girelli ci può dire qualcosa invece di importante per quanto riguarda quello che è uscito sia dalla relazione del prefetto e dalla relazione dalla lezione del professor Dalla Chiesa riguardo alla presenza della mafia davanti alla nostra porta. Ma innanzitutto permettete anche a me di ringraziare Francesca e tutta l'organizzazione per l'invito, ma ancora di più di aver previsto all'interno del ciclo di conferenze uno spazio da qualche tempo dedicato appunto al tema della legalità, al contrasto alla mafia, che non è un fatto così scontato, anzi è un fatto anche molto, molto coraggioso, e di ricondurlo sempre a parole importanti, che sono il filo conduttore di ogni anno. E proprio nei giorni scorsi, preoccupatissimo, perché voi vi renderete conto che parlare dopo la presentazione del prefetto e le parole di Nando Dalla Chiesa non è semplicissimo, si rischia di essere davvero anche molto, molto banali e molto così superficiali nell'analisi, mi veniva di pensare cosa significa il condividere assieme al termine legalità. Perché la condivisione, come tutte le cose, può avere un valore positivo o negativo. In fondo i mafiosi condividono molto, anzi sanno condividere molto meglio di chi li contrasta. L'obiettivo, il metodo, la volontà di sostituirsi allo Stato. Condividere la legalità è un impegno incredibile. Perché vuol dire, la dico così, svestirci un po' dal pensare di cavarcela, magari partecipando ad un interessante convegno come quello di questa sera, dicendo sì, hanno ragione, sì, sono riflessioni giuste,
pensando che astenendoci dal commettere determinati atti o assecondare determinate azioni illegali, noi abbiamo condiviso la legalità, abbiamo fatto la nostra parte, ci siamo assunti la nostra quota di responsabilità. Non è così. Perché troppe volte attorno a questi temi si usa un modo improprio delle parole, l'anti, interpretandolo come l'astenersi, mentre invece è il fare. E quindi mi verrebbe quasi voglia di dire, più che di attività antimafiosa, anti-legalità, cominciamo a parlare di attività per la giustizia che usa la legalità per raggiungerla. Cominciamo a declinare proprio in senso positivo, impegnativo, scomodante se volete da un certo punto di vista, in tutti i campi, in tutti i settori. Perché anch'io prima non posso non esimermi da fare un piccolo richiamo al tema dei migranti. Quando veniva richiamato Mare Nostrum mi ha molto colpito la parte del libro di Enrico Letta, a quel tempo Presidente del Consiglio, un modo di concepire la Presidenza del Consiglio molto garbata, molto rispettosa, molto sul pezzo, molto sentita, dove racconta l'indomani di quella tragedia del 3 ottobre del 2013, dove se non erro 368 naufraghi morirono, descrive che entra in questo hangar con tutte queste bare, sente l'odore della morte in maniera fortissima, assieme al cigolio delle ventilatori che cercavano di mitigarle, e da Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana dice: io non seppi fare altro che inginocchiarmi, perché in quel momento capivo il fallimento. E l'operazione Mare Nostrum è stato il tentativo di rialzarmi, riaffermare il senso della legalità, della giustizia, del rispetto dell'umanità. E poi ci sta tutto il ragionamento che possiamo fare, e non possiamo accogliere. Tutto quello che è stato detto non aggiungo altro perché rischierei solo di rovinarlo. Però è lì il punto. Perché molte volte noi dimentichiamo, ma parlo me stesso, che la legalità e la giustizia non sono le cose più popolari, non è la scelta più facile. In politica non è quello che ti fa prendere maggior consenso, ma proprio per questo è la cosa più giusta da fare ed è la cosa più giusta da condividere per indurre dei processi, dei cambiamenti, dei modi diversi di atteggiarsi. Guardate, io in questi anni in consiglio regionale, dove così tanto siamo fra di noi, possiamo dircelo, non dove far politica di questi tempi non è la cosa più bella del mondo, perché senti addosso cosa pensa le persone della politica, senti addosso cosa pensano di te che fai politica, ti senti un'etichetta appiccicata con un giudizio preventivo non certo positivo. In questi anni l'esperienza bella che ho avuto modo di fare è rapportarmi con questo mondo e discutere di questi temi, conoscere molti dei ragazzi che sono anche citati nel libro del professore Dalla Chiesa, imparare di quanto sia importante la testimonianza nell'essere credibili, perché per quei ragazzi il professore è il professore semplicemente perché il professore è credibile, perché non solo ha scritto, non solo ha insegnato, ma perché ha testimoniato. E a loro volta, vi garantisco, sono un'incredibile fonte di insegnamento, come molte volte sanno essere e sanno fare i giovani, perché noi pensiamo sempre che dobbiamo educarli, quando a volte sono loro che educano noi nel momento in cui cerchiamo di educarli, perché è uno scambio anche molto, molto virtuoso e molto forte. E anche in loro, quando li vedo, sempre molto impegnati nei campi più diversi, alcuni a livello internazionale, alcuni sul campo da noi, trovo quella capacità, quell'input di andare controcorrente senza paura, di riaffermare alcuni principi senza temerne le conseguenze, nel mettere davanti quello che è il valore da difendere piuttosto che la comodità da inseguire. Ed è stato in questo senso un po' una salvaguardia, il rendere anche l'esperienza un qualcosa di positiva, di crescita e se volete anche un po' di cambiamento che vi invito a vostra volta a fare, ciascuno nella propria esperienza. Perché guardate, sempre parlando di me,
quello che mi sono accorto che uno degli errori più gravi che si possono fare, uno dei peccati laici più forti, coincide con quello religioso, che è l'omissione, che molte volte non viene concepito come peccato, ma come così, una cosa che si può anche accettare, invece è gravissimo. Il non vedere, il non comprendere, il non capire, il non farsi la domanda cosa devo scegliere, il pensare che non ci sia di mezzo una scelta. Ed invece in queste cose la scelta c'è sempre. Se fai l'avvocato, devi scegliere. Se ti viene prospettato di avallare operazioni di un tipo o di un altro. Se fai il commercialista, devi scegliere. Se fai l'urbanista, devi scegliere. Se fai il sindaco, devi scegliere. Mi conceda prefetto, se fai il prefetto, devi scegliere. Se fai l'insegnante, devi scegliere. Se fai lo studente, devi scegliere. Perché ci sono sempre le due scelte. Quella apparentemente così che mi conviene e quella che devo chiedermi se è quella giusta. Ed è qui un po' la scommessa, un po' il cambiamento, un po' il modo diverso di rapportarsi, oserei dire, alla vita in generale, che è un po' la scommessa che noi dobbiamo un po' avere, porci di fronte. Che guardate, ci permette di guardare in modo veramente alternativo le scelte internazionali difficili, perché mi permetto, Nando, di declinare il tuo pensiero quando hai detto gli scenari internazionali, cosa vuol dire li aiutiamo in casa loro? Significa che dobbiamo rinunciare a parte del nostro, perché in un mondo dove le ricchezze si concentrano sempre di più, dove noi possiamo pensare di continuare a permetterci tutto quello che non ci serve senza preoccuparci di chi in questo momento non ha nulla. Perché c'è anche chi ancora meno di chi prova ad attraversare il mare per venire da noi. Non dimentichiamocelo. Significa saper fare questa scelta, ma significa anche farlo nel contrastare un fenomeno molto italiano e finisco anch'io nel tema della mafia, dove sembra che ormai faccia parte della nostra tradizione, della nostra storia, quasi della nostra così coreografia, quasi un fatto accettabile. E guardate, il confronto, la sfida, secondo me si è ulteriormente alzata, perché è vero che c'è maggior sensibilità, è vero che se ne parla di più. È vero, anch'io un po' sorrisonando sentendo il presidente Cattaneo parlare in un certo modo, pensando come si era espresso 5 anni prima con favore. Però quello che vedo ancora debole è la capacità di reazione. C'è consapevolezza, ma non c'è ancora decisione nel contrastare. E mi verrebbe a dire, se non lo facessimo ora, sarebbe ancora più colpevole di prima. Perché l'ignoranza, che è un peccato gravissimo, soprattutto perché responsabilità, è comunque un modo di dire vabbè, manco se ne rendono conto, ma rendersene conto e non fare diventa ancora più grave. Quindi non possiamo farlo, c'è ancora un pezzo importantissimo, fondamentale da fare. E soprattutto una consapevolezza diffusa dove la nuova frontiera dello scontro con la malavita, con la mafia, si gioca soprattutto in territori come il nostro. Perché è qui che ci sono gli interessi, perché qui c'è la nuova interazione nuova, perché qui c'è il nuovo modo di controllare alcuni gangli essenziali della vita sociale, laddove la politica viene sempre più marginalizzata, relegata a un recinto al pollaio del litigio, mentre tutto il resto del mondo molte volte va in direzioni opposte. E di questo dobbiamo rendercene conto, dobbiamo esserne pienamente consapevoli. Mi verrebbe da dire, la prossima sede dell'università itinerante possiamo farlo tranquillamente in una delle città del nord, che ci sta tutto bene, è uno dei teatri di mafia, al di là delle cattedrali riconosciute come esempio e simbolo appunto della mafia stessa. Un'ultimissima considerazione che è stata detta anche, accennata anche prima, che voglio un pochettino riprendere. Molte volte quando noi parliamo di legalità, lo leghiamo al termine giustizia, quindi la legalità strumento per raggiungere la giustizia, come anche Don Ciotti ci richiama molte volte
molte volte, anche quando usa le magliette. Te lo uso solo per ricordarci questo, lo ricorda a tutti, non a una parte o all'altra politica, perché parla davvero a tutti. Io l'ho visto molto scomodante per me, non ho pensato che fosse uno strumento contro qualcun altro, no? E si dice, quando si parla di giustizia, l'altro errore che possiamo fare è pensare sempre che si tratti di giustizia giudiziaria. Brave le forze dell'ordine, bravi i magistrati che fanno le indagini, colpiscono, arrestano, condannano. Vabbè, quello è compito delle forze dell'ordine e dei magistrati. Ma la giustizia sociale, che prima veniva richiamata sia dal prefetto che dal professore della Chiesa, è una cosa che riguarda anche quella tutti noi. E noi dobbiamo costruirla con atti di giustizia vera, con lotta alle diseguaglianze, con le pari opportunità, con riconoscere i pari diritti e i pari doveri a ciascuno di noi, con l'improstare tutto quello che è il nostro stare assieme, guardate, senza inventarci niente, ma guardando i principi costituzionali che abbiamo scritto, o meglio hanno scritto, in anni difficili, dopo tragedie terribili, ma proprio per questo molto sentiti e molto rivolti a tutti. E questo noi dobbiamo farlo. Concludo, e mi permetteranno, con il richiamare una frase che ha detto Tonino, mi permetto anche di correggerlo, perché era stanco, allora mi permetto di correggerlo, no? Quando ha detto che un po' Nando ricorda l'ombra di suo padre. Ecco, io quello non lo so, io penso e sono sicuro però che suo padre è orgoglioso di lui. L'ombra proprio era, come dire, il riflesso di un'ulteriore protezione, proprio perché il figlio, prima di tutto è caro perché è figlio e poi è caro perché doppiamente è un figlio così, non... e lui ha la responsabilità del padre, per cui è l'ombra di suo padre, lui stesso diventa l'ombra del... Ma suo padre è un eroe, non... il figlio non lo è. Il figlio lo sarà, non, e poi non è una questione di albo, non, ha ragione chi dice che è meglio non essere eroi, invece ogni tanto succede. Non, che sia eroe il generale della Chiesa è scontato, che sia passato perfino da qui, lo dicevo prima perché mentre eravamo di là, non, dicevo a Nando della Chiesa che suo padre assieme a dei colonnelli che erano i suoi 100 uomini, no? Passava dalle nostre parti anche da Orzi Nuovi, da Villa Chiara no. Non si sa. E ci aiutava assieme alla Chiesa e assieme a Franciosa, questo colonnello che era capolegione del Brescia, a difenderci e a sbarazzarci da un personaggio che era l'abito delinquenziale più pericoloso della Lombardia allora, che era Antonio Galasso, capo di una camorra, di una parte della camorra, o di Cutolo o di Controcutolo. Noi in cambio, in maniera paraculesca, dedicammo un monumento ai carabinieri, che è difficilissimo da dedicare. Siamo nell'82, 83, il 68 si trascina ancora stancamente nelle province, riceve gli ultimi refoli. Io facevo il sindaco di quel paese che è di fronte a Villa Chiara e quindi decisi che era il tempo di fare un... nell'81, prima che morisse suo padre. Per noi quella figura è sempre circolata in una maniera... Lo dico in termini autobiografici, ma mi libero una volta per tutte. Mi sono portato per 3 o 4 anni in una borsa da sindaco una pistola che era stata ordinata da portare da parte del poi generale, colonnello prima Franciosa, perché mi difendessi da questo tizio qua, perché assieme ai 25 sindaci, che alcuni sono qui, facemmo condannare il buon uomo a 25 mesi di carcere perché aveva si era negato alla legge del soggiorno obbligato. E quando Martinazzoli nell'agosto dell'83 divenne ministro di Grazia e Giustizia, solo per questa circostanza arrivarono gli agenti della Diga e se lo portarono via. Morì qualche anno fa assassinato in una di quelle lotte lì. Dicevo però di Buscetta, vi racconto intanto che c'è Giuffrida che sono sicuro vuole dirci qualcosa.
di Buscetta per dire come era conosciuto e come non fosse conosciuto. In quel periodo 85-86 mi trovavo per caso a essere un padano assieme a Bertarini, che era segretario particolare di Martinazzoli, ministro di Grazia e Giustizia. Io ero dei 4-5 nella segreteria di Martinazzoli. Arrivò un pomeriggio tardo in via Renula al palazzo, dove c'era il ministero di Grazia, dove c'è il ministero di Grazia e Giustizia, un tale Rudolf Giuliani, procuratore allora, poi sindaco di New York, il quale veniva a chiedere un cambio. Consentiteci di prendere Gaetano Badalamenti, siccome avete una possibilità di prenderlo per primi in estradizione, in cambio noi vi diamo Buscetta. State attenti che è bella. Loro, lo staff di Giuliani era il massimo dello staff. C'era anche chi parlava cinese, noi eravamo tre Martinazzoli per primo, che non conosceva l'inglese, io quasi niente, e Bertarini sapeva perfettamente il Valtromplino. Questa era la situazione, era questa. Allora Martinazzoli fa la cosa più sensata del mondo, dice: chiedi al capo di gabinetto di tutto il Ministero di Grazia e Giustizia, tale dottor Zarabuda, che dovrebbe dirvi qualcosa, qualcuno di voi, che ci dica chi è Buscetta. Nessuno sapeva al Ministero di Grazia e Giustizia chi fosse Buscetta, e Buscetta fu il cardine che smontò, no, col grande processo, maxi processo, la mafia. Per dire come le cose tante volte sono, lo diceva prima il professor Dalla Chiesa quando parlava della necessità di stare sulla memoria e sulla conoscenza, quindi sia memoria se si conosce, altrimenti no, sia memoria se si conosce, altrimenti tagliamo i nastri e facciamo quella roba là che non è memoria. E la conoscenza va studiata, vanno ascoltati i testimoni, vanno studiati i libri e scelti i libri. Non sono facili da scegliere, dottor professor Dalla Chiesa, i libri ce ne sono troppi, c'è un'industria editoriale che ci imbroglia sulla verità. E allora lei deve continuare ad andare in giro come fa stasera davanti a queste 300-400 persone assieme al prefetto a dire la sua verità, che è in molta parte anche la nostra, con le nostre piccole differenze che ci teniamo, discuteremo con lei all'infinito fin quando saremo vivi. Io la ringrazio tanto, ringrazio Girelli per il suo coraggio e il prefetto Vardemi, io mi congiungo totalmente a quello che dice Francesca Nodari sulla sua presenza, che per noi è stimolante a tutti i livelli perché ci incoraggia a stare da lei. E sulla vicenda di Ragusa lei ci porta un esempio come si sta al mondo mettendo assieme, come diceva Girelli molto bene, e come dicevo prima, legalità e umanità è la stessa cosa. Il diritto umano precede il diritto, precede la legge, la persona viene prima, e il diritto civile, giudiziario, amministrativo e penale è il massimo allorché si avvicina di più alla bellezza della persona. Condivido l'eccellenza della prefettura di Brescia, mi piace ricordarlo perché è la prima prefettura d'Italia, è quella che ha fatto e che continua a fare il monitoraggio costante dei beni confiscati nel territorio attraverso l'immediata istituzione del nucleo di supporto, con un'azione costante di verifica del corretto riutilizzo sociale dei beni confiscati. Questa è una delle tematiche care a Libera, cioè la raccolta di firme sul riutilizzo sociale dei beni confiscati ha costituito una delle prime azioni, diciamo, di Libera. Condivido anche la passione per questo impegno che ho abbracciato anche assieme a Gianni nell'esperienza della Commissione regionale antimafia. Condivido anche la presenza di un coordinamento provinciale molto composito, molto organizzato anche su dipartimenti tematici che hanno anche lo scopo di analizzare le parole. Da ultimo stiamo approfondendo anche l'uso delle parole, quindi il tema dell'onore, il tema del rispetto, ecco, lo cominciamo a declinare anche nelle realtà più elementari, nel senso delle scuole elementari, cercando di far comprendere cosa vuol dire onore, cosa vuol dire rispetto,
rispetto e dando il giusto significato. Grazie, l'abbraccio di Libera Brescia a Nando e a tutti i presenti. Ringrazio davvero anch'io il dottor Giuffrida per questo suo saluto molto importante e per quello che ci ha voluto dire. Che dire, è difficile chiudere un convegno così importante, un convegno che rimane nella storia del nostro festival, credo nelle nostre menti e nei nostri cuori. Quindi io ringrazio nuovamente di cuore Sua Eccellenza il Prefetto per la sua presenza, il suo sostegno, ringrazio il professor Nando Dalla Chiesa per i suoi insegnamenti da maestro, ringrazio Gian Antonio Girelli per averci avvertito su un imperativo, su un'indicazione che Enzo Bianchi in una cattedrale di Asola Stracolma ha detto, ha ripetuto: attenzione, i peccati gravi per chi crede sono quelli di omissione. E lui ha aggiunto: se l'ha detto il Papa, se l'ha detto Papa Francesco, allora posso dirlo anch'io. Non quelli carnali. E non naturalmente Tonino ha aggiunto una cosa che Enzo Bianchi ha registrato e ha detto. Ringrazio Tonino per la maestria con la quale ha condotto questa serata, questo incontro. Ringrazio ciascuno di voi. Io sono molto felice, molto onorata di poter proseguire questo viaggio nel viaggio. Credo che l'incontro sull'antimafia sia uno dei fari fondamentali, uno dei cammini che noi dobbiamo continuare a percorrere. C'è molta strada da fare, ma insieme si fa meno fatica. Non è che non si faccia fatica, ma si fa fatica. E questo forse, credo, sia umilmente uno degli imperativi che escono da questo festival. La persona sempre al centro, il tarlo dell'individualismo che è stato molto bene illustrato da Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Paglia può essere sconfitto se l'uno con l'altro, ciascuno con le proprie competenze, ma tutti insieme, perché abbiamo un cuore grande, ci uniamo e combattiamo per la legalità, combattiamo per la giustizia, combattiamo per una comunità migliore. Siamo una comunità di amici e di amiche, io mi permetto di dire così lo siamo dal 5 di giugno. Quindi io vi ricordo nel ringraziare gli illustrissimi relatori e tutti voi che siete intervenuti numerosi anche questa stasera con un silenzio direi religioso, che il nostro viaggio prosegue fino al 18 di luglio. Siamo come vedete degli atleti che si sono allenati, che sono stanchi ma che sono consapevoli di aver fatto un tratto di strada importante insieme. E quindi ecco, noi andiamo avanti con questa passione, con questa voglia di stare insieme agli altri, di imparare tantissimo. Abbiamo imparato tantissimo, ci siamo confrontati molto e siamo ancora qui proprio perché ci unisce questa voglia di fare comunità, questa ricerca di senso che sembra un qualcosa di molto lontano, di molto teorico, ma che in realtà Tonino è qualcosa di estremamente concreto che si può quasi toccare, un po' come il tema dell'anno scorso, toccare con mano. Quindi ringrazio nuovamente tutti e ricordo che sono in vendita i libri del professor Nando Dalla Chiesa e chi volesse approfittarne può passare dal professore per l'autografo. Grazie a tutti e buonanotte. Bravissimo.